Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019, sull'Italian Rice. Finalmente dopo tanto tempo, ragazzi, ritorniamo sull'Italian Rice. Allora, purtroppo non avevo avuto tempo di mettermi lì a portare avanti il lavoro e quindi, ragazzi, dobbiamo per forza andare avanti qui. Dobbiamo prima di tutto prendere un trattore. Quindi per il momento prenderemo questo. Andiamo a spostare un attimino il carro sgnappolatore merdoso che c'è qui. Lo spostiamo un attimo perché, ragazzi, qui se no merda di una merda. Ok. Ah, finalmente, ragazzi, l'Italian Rice. Allora, adesso andiamo qui. Poi dobbiamo vedere un attimino. Avevamo fatto tutto quello che c'era da fare. Tu vai avanti e quello che poi rimane farò. No, devo far così. Fatemi vedere. Ok, devo ancora finire di imballare qui. Allora, intanto facciamo che fare una cosa, finiamo di imballare qua. Allora, ragazzi, io ho scaricato una mod che voglio provare appena riesco, di vedere di riuscire a utilizzarla per raccogliere praticamente la roba che c'è nell'erba. Allora, qua intanto ci siamo. Devo vedere un attimino come fare a prendere tutta sta cacchio di paglia, perché è messa proprio veramente da schifo. È andata nel fosso. Allora, ragazzi, ci siamo. Facciamo una bella cosuccia. Vediamo di iniziare ad andare di là a raccogliere l'altra paglia. Intanto qua noi vediamo un attimino. Allora, quella sull'elba, come i cinesi, sull'elba, vediamo di toglierla, di togliere le gnappole. Ok, il game, niente, perfetto. Sulla strada non la toglieremo mai, quindi va bene così. Un po' la tolta, ma un po', però, ragazzi, qua è una cosa assurda, cioè non riuscire a togliere la paglia sulla strada e sull'erba è assurdo, niente da fare. Boh, va bene, andiamo subito lì, la toglieremo, proviamo poi la carriola. Allora, intanto noi dobbiamo fare la nostra paglia qua, ok? Vediamo un attimino intanto qua di togliere quel poco che c'è sulla strada, ma non la toglierà mai, perfetto. Ragazzi, siamo destinati a avere le strade che fanno schifo, non c'è niente da fare. Ok, perfetto. Allora, facciamo così. Andiamo a portare via il nostro carro, ruotarlo e sgnappolarlo. Agganciamo il nostro... Ma no, possiamo usare anche quello, il trattore non è un grosso problema. Dobbiamo attaccare l'altro sgnappolatore vivente. Dobbiamo prendere quel trattore che si è andato a incriccare nel fosso. Come sempre c'è qualcosa che non va, è sempre così. Va bene così, lo stesso, dai. Intanto incominciamo a fare così e svuotiamo il nostro carro, poi lo possiamo anche lasciare qua volendo, andiamo un po' più avanti.
Sante creoline, va. Allora, facciamo intanto una bella cosuccia. Andiamo a vedere se è nelle varie. Se è nelle varie, allora, nelle varie c'è la pala. Ok. Però non c'è. Non c'è la carriola. No. Non so dove può essere la roba. Ci sarebbe questo, però è quasi quasi lo chiamo. Ok, ok, stacchiamo qua, andiamo un attimo a prendere il vediamo se possiamo agganciarlo qua oppure no. Mi sa di no. Sì. Ok. Adesso ragazzi proviamo ad andare a vedere un attimino con la nuova mod se riusciamo a raccogliere questa schifezzuola che c'è in giro. Vediamo se ci riusciamo. Allora, intanto facciamo così. Vediamo un attimino di fare retromarcia qui. E speriamo solo che funzioni. Ragazzi, sembra una cosa abbastanza abbastanza utile. Non è proprio facilissima, però almeno sembra che vada bene.
Ragazzi, secondo me è una cosa fantastica utilizzare questa pala. No? Perfetto. Ragazzi, è una figata. Avete visto? Guardate che figata. Ok? Andiamo a metterla qua. Perfetto. No, ecco, subito sono andato a buttarla via. Niente, questa ragazzi non la vuole. Figa, ragazzi, è una figata con la pala. Avete visto? Che figata, ragazzi. Ma io pensavo ne prendesse solo pochissimo. C'era segnato che aveva solo 150 di capacità, e invece, cacchio, ne raccoglie. Perfetto, guardate che figata. Abbiamo ripulito tutto. Tutto. Ma che figata. Perfetto, possiamo anche far così. Almeno così, dopo quando aro viene pulito tutto, perché se no ragazzi viene fuori uno schifo. Diventa poi veramente uno schifo da vedere. Adesso non so però se questa no, non me la fa raccogliere. Ah. Sì, me l'ha fatta raccogliere, ma che culo. Ecco, un problema però che da queste parti c'è dell'altra paglia che però mi sa che non la posso raccogliere. Non la posso raccogliere. Per raccogliere quella paglia lì, ragazzi, devo per forza,
Madonna, guardate quanta roba. Okay, proviamo ad andare più avanti. Andiamo di là, che c'era dell'altra roba. Abbiamo. Ok, qua praticamente ci siamo, prendiamo questa, perfetto, qua ci siamo, prendiamo questa, perfetto ragazzi. Ok, andiamo in acqua e voilà. Andiamo a vedere dove non ha raccolto di qua, se riusciamo a prendere esattamente, eccola qua, perfetto ragazzi, perfetto, è stata una ficata. Adesso sì, perfetto, è utilissima, è veramente utilissima ragazzi, io non pensavo una cosa così, veramente, ma veramente utile, ottimo. Molto molto bene. Andiamo a vedere se ne abbiamo tralasciata qualcuna di mucchiettino. È perfetto. Io direi ragazzi che può andare bene. Ok, allora. La nostra pala la possiamo mettere da qualche parte, volendo. E possiamo magari metterla anche qui al di fuori, per dire, la possiamo girare così e così, e la possiamo mettere appoggiata qua. Non appoggiata lì, ma comunque va bene. Perfetto. Il cassone lo possiamo far che vendere, tanto non serve una mazza. Quindi facciamo così, lo vendiamo perché tanto non ci serve e facciamo così. Ok. Perfetto. Allora, io direi ragazzi adesso di fare un'altra bella cosa. Andiamo a prendere questo qua e raccogliamo operativa, vediamo un attimo se mi tira su le nostre balle, perfetto, così almeno raccogliamo le nostre balle, andiamo a svuotare e incominciamo intanto, minchia signor tenente, non avevo visto che c'era il fosso lì. Non ho raccolto quello. Vabbè, andiamo poi a prenderlo. Non ho visto che c'era della paglia nel fosso. Vabbè, quella non è un problema. Lo andremo poi a raccogliere. Così. Andiamo a prendere subito di qua il resto delle nostre balle, che non ce n'è tantissime. Allora, intanto facciamo così, ci giriamo qua, così ne abbiamo da prendere ancora uno. Ok, perfetto, da traspiorto, andiamo a svuotare un attimo, veniamo qua, raccogliamo le altre tre. Così almeno ragazzi abbiamo già l'opportunità di poter andare avanti a fare qualcosina. La mia Tetrebbia, ragazzi, io vi dico la verità, voglio prenderne un'altra perché quella lì fa veramente schifo, fa delle andane che sono uno schifo.
stavo optando per prendere la case come quella che ho sulla Facebrun. Quindi io direi di prendere quella lì. Allora, adesso andiamo. Svuotiamo un attimo le nostre balle di paglia. Poi dobbiamo mettere anche il coso del fieno, ragazzi, perché per adesso abbiamo queste qua di paglia. Poi dobbiamo mettere il nostro fieno. Ok, perfetto. Abbiamo, sì, non abbiamo tanta di paglia, però diciamo che per il momento può anche andar bene. Wow, stava per andarmi al fosso. Qua ci siamo, abbiamo da tirare su quelle tre balle là, dopodiché devo per forza arare io, perché se no, ragazzi, qua io intanto tanti pezzi ve li taglio, quindi non so quanto sarà lungo il video. Abbiamo fatto pochissimo, quindi se stiamo a vedere ho perso praticamente solo un po' di tempo. Andiamo di qua. Anche perché ce n'è ancora da arare, non sembra, ma ce n'è. Quindi allora, io direi, ragazzi, di fare una cosa intanto. Finiamo un attimo sto pezzettino qua, intanto raccogliamo un attimo quelle tre palle sgnappole che ci sono là. Quindi andiamo così, operativa, prendiamo queste tre palle di mercoledì che ci sono qua. Quindi una, due, tre, ti avvicini o no? Ok, e quattro. Ok, andiamo di là, così almeno anche questi due pezzi, ragazzi, sono a posto e dobbiamo poi solo ararli e coltivarli. Ok, questa volta mi faccio furbo e seminerò riso anche di qua, così almeno siamo tranquilli. Giriamo dentro qua intanto, perché tanto lì dobbiamo ancora imballare, quindi va bene, facciamo così. Ok, adesso dobbiamo tirare fuori sto pistolone qua che è andato a infilarsi lì dentro, che io non ho capito per che motivo. Quindi torniamo indietro qua. Io non ho capito perché qui. Scusate ragazzi. Allora. Ok. Scusate, non ho alzato, però chi se ne frega, cioè. Dobbiamo vedere di andare un attimo fino in fondo. Allora, ragazzi, ci siamo. Sto arando un attimino questo pezzettino qua. Niente, ha deciso di scassare, ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché intanto l'operaio sarà sempre così, quindi non è questo problema, non c'è da preoccuparsi, perché se noi ci preoccupiamo ci viene il sangue amaro e il fegato ci si decompone nell'arco di 30 secondi, quindi non facciamoci dei problemi e andiamo un attimo avanti qui. Facendo questo pezzettino, lo facciamo un attimo noi, così poi gli diamo il via e almeno poi lui è tranquillo e si va a stampare da qualche parte prima di riuscire a fare qualcosa.
Là c'è la strada, quindi dovrebbe riuscire a farcela lo stesso, senza star lì a andare nel fosso, quindi io credo che ce la debba fare. Ci proviamo, vediamo un attimo cosa succede, perché boh, adesso gli diamo un colpettino, andiamo fino più o meno lì e figurati. Ok, perfetto, sto pezzo qua è stato già fatto, così almeno siamo tranquilli e boh. E voilà, allora, questo pezzettino l'abbiamo fatto, adesso arriviamo lì, gli diamo il via e almeno siamo tranquilli. Così possiamo prendere il nostro Fiat e incominciare magari a dare una coltivata di là. Così piano piano possiamo incominciare a poi a seminare dopo tutto l'ambaradan. Allora, io direi di girarci un pelino così. Così, perfetto. E vai. Dovremmo esserci. Ok, andiamo a prendere il nostro Fiat. Finalmente ci siamo. Prendiamo il nostro Fiottoz. Eccolo qua, però c'era un piccolo collision lì, non so per che motivo. Andiamo a prendere il nostro Cultivators, che adesso mi devo ricordare solo ragazzi dov'è perché non lo so, eccolo là. Allora, questo Cultivator ragazzi è molto piccolo, vi dico la verità, è piccolino, però c'è un altro coltivator bello grosso, l'unico problema ragazzi è che ci va un trattore superiore ai 250 cavalli, perché se no si impenna, il peso è troppo alto, quindi è una mod quella che è bellissima, va bene, il coltivatore è molto molto bello. Fa un bel lavoro, però il problema ragazzi è che non va bene per trattori come questo qua o per altri. Praticamente il peso che ha dietro, si possono mettere anche le ruote, però comunque quando lavora il peso c'è e il trattore tende a impennarsi anche se c'è il peso. Quindi ci va un bel trattore grosso con un peso bello grosso davanti. Ok. Bene, dopo di questa ragazzi io vi saluto qua con questo video vi mando un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando ragazzi tanti bei like sotto i miei video e questo sta facendo schifo, io non ho capito perché deve andare fino là in retromarcia, cose che tu qui potresti tranquillamente andare a fare. E invece sei un pirla, quindi facciamo che fare una cosa del genere. E voilà, e vai. Io non ho capito perché deve scassare le pallottole. Ok. Quindi facciamo così e vediamo se lui, fermandosi un po' prima, ragazzi, si riesce a fare manovra, perché non è una cosa normale che sto pirla tutte le volte debba andare a fare retromarcia, anche se ne dubito che riesca a fare delle cose abbastanza utili. Ok? E vi dicevo comunque ragazzi, mi raccomando, condividete, mettete tanti bei like sotto i miei video, ok? E seguitemi, ok? Vi saluto. Ciao ragazzi, al prossimo video.